L'escursione di oggi ci porterà nelle vallate cuneesi ai piedi del Monviso. In particolare, raggiungeremo il piccolo centro di Villar San Costanzo, posizionato proprio all'imbocco della Valmaira. Il tragitto per raggiungerlo è pianeggiante, ma agli occhi si presenta lo spettacolo delle Alpi attorno al Monviso che ci dà modo di contemplare lo splendore della natura. Villar San Costanzo è un paese che racchiude una storia molto importante, sia per la presenza di alcune pregevoli opere architettoniche che per la particolarità di alcuni fenomeni naturali. Sono diversi i comuni in Piemonte che riportano il toponimo Villar, di probabile derivazione medievale. Il piccolo centro prende il nome da Costanzo, soldato romano appartenente alla legione Tebea, che secondo tradizione, subì il martirio intorno al 303-305 d.C., sulle pendici del Monte San Bernardo, dove ora sorge la chiesa di San Costanzo al Monte. La prima opera che si presenta, dopo una breve passeggiata all'interno del comune, è l'Abbazia Benedettina. Tale opera, esternamente, è inglobata nella parrocchia di San Pietro in Vincoli, complesso ecclesiastico ricostruito nel 1700 sotto la direzione dell'architetto monregalese Francesco Gallo, ma che al suo interno contiene la splendida cripta dell'XI secolo, intitolata San Giorgio. La cripta fu edificata da Pietro da Saluzzo su richiesta dell'abate Giorgio Costanzia, negli anni a cavallo tra il 1467 e il 1469. La vista della parte più antica della struttura abbaziale riporta anche ad un semplice sguardo, al periodo medievale. La calma ed il silenzio che regnano attorno al complesso rendono l'atmosfera ancora più suggestiva. L'imponente campanile poi sembra vegliare su quel pezzo di passato che resiste allo scorrere dei millenni. Dal piccolo portale posto nella parte posteriore dell'edificio, si accede alla cripta di San Giorgio. L'interno è armonioso, realizzato a croce greca con volta a botte e terminante nell'ampio semicatino dell'abside. Difficile non rimanere piacevolmente sorpresi dalla bellezza di questo luogo sacro. Davvero splendida la quattrocentesca cappella di San Giorgio, adorna di affreschi del 1467, rappresentanti storie dell'omonimo santo e nella volta a crociera i quattro evangelisti, tardo esempio di pittura gotico fiorita. Sul luogo è presente anche il sarcofago di Giorgio Costanzia di Costigliole, abate dell'antico monastero e costruttore della cappella, con l'immagine a rilievo del defunto. La chiesa è documentata dalla fine del XII secolo ed è pervenuta ai nostri giorni in una forma architettonica che sconfina nell'età romanica, ma che conserva a vista nelle strutture murarie esterne delle absidi, alcuni materiali probabilmente soggetti a reimpiego, e verosimilmente provenienti, dalla precedente struttura altomedievale. Dall'abside si scende nella cripta, risalente al secolo XI, a tre navate profonde con colonnine reggenti le volte a crociera. Usciti nuovamente all'esterno della chiesa, ci godiamo un ulteriore momento di contemplazione, immaginando quanti episodi e quante vicende hanno visto svolgersi questi luoghi nel corso dei secoli. L'altra importante opera è situata sul Monte San Bernardo e viene chiamata San Costanzo sul Monte. Un documento, ritenuto autentico, ne parla già nel 1190 e riferisce della costruzione del complesso ad opera di Ariberto II, negli anni che vanno dal 701 al 712 d.C. Alcuni materiali ritrovati e databili all'VIII secolo sembrano confermare quanto asserito nei documenti storici. Lasciati i luoghi del santuario di San Costanzo al Monte, la sua struttura ed anche i suoi affreschi, si ritorna in paese per goderci l'ultima parte dell'escursione. Questa volta non si tratta di monumenti storici o legati all'arte classica, ma dei capolavori della natura. Tali opere della natura si trovano sempre a San Costanzo, nella riserva naturale di Ciccio del Villar. L'area di Ciccio del Villar rappresenta dal punto di vista naturalistico
un unicum nell'ambito del patrimonio ambientale piemontese. La peculiarità è la strana forma a fungo di una serie di colonne, formatesi nei millenni per l'erosione dei terreni circostanti. I fenomeni erosivi hanno cioè lasciato inalterati i terreni sotto alcune grosse pietre ed hanno invece via via eliminato il materiale circostante. Il risultato è un magnifico bosco composto da enormi funghi come se si fosse in una favola per bambini. Cicciu, nel dialetto locale, significa pupazzi o fantocci, e qualche leggenda locale racconta che fu San Costanzo, inseguito per essere arrestato, a trasformare i soldati romani miscredenti in pietre. Questa era l'ultima parte della nostra visita al piccolo comune di Villar San Costanzo. Sperando che il video ti sia piaciuto, ti invitiamo ad iscriverti al canale, e se lo gradisci lascia un commento ed un mi piace. Grazie!